l'idea di sviluppo era proprio questa. Ok, allora le agenzie di rating ormai dipendiamo ogni cosa che viene fatta nella vita nostra, ormai politica è diventata piuttosto pressante la cosa, dipende dalle agenzie di rating. Proviamo a fare un percorso alternativo, proviamo a fare un percorso che comprenda le open data, proviamo a fare una distribuzione, diciamo così, di informazione, di metodologia che fosse non monopolizzata, che fosse tutto sommato libera. Proprio su questa idea, Evabella presentava una domanda per avere un finanziamento della Comunità Europea per fare questo progetto, lo abbiamo ottenuto e lo abbiamo fatto. Che cos'è il progetto Rating Comuni Italiani? Beh, il progetto vuole assegnare, almeno delle intenzioni, degli obiettivi, poi vediamo se l'abbiamo fatto bene o meno, assegnare un punteggio, un rating, appunto abbiamo preso la stessa nomenclatura, un rating di tipo finanziario, quindi relativo alla solidità finanziaria, e un rating di tipo benessere, quindi relativo alla qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini. Questi due punteggi sono due cartine tornasole di quanto sia buona la gestione all'interno del comune, no? Quindi in termini di risultato, la notazione della performance del comune stesso. Ecco, la granularità di questo progetto è proprio il comune. Lo dice lo stesso del progetto, no, la nostra osservazione è su ogni singolo comune d'Italia. Una volta un giornalista mi disse, ma qual è il valore aggiunto che avete fatto con questo progetto? Tutto sommato ho detto, beh, forse anche la distribuzione di una valutazione con una granularità di questo tipo, cioè assegnare un rating al comune di Calzotti piuttosto che Tagliacozzo o Sezze, che non è scontato avere, anzi non tutti i comuni hanno un rating, soltanto in realtà hanno rating quelli che pagano per avere rating e quelli che sono oggetto di operazioni di finanza straordinaria, azione obbligazionaria piuttosto che cartolarizzazioni. Ecco, appunto, il progetto ha innanzitutto una fonte indipendente. Giusta o sbagliata che sia, la metodologia che abbiamo fatto è scevra da qualsiasi tipo di interesse. Permette di fare confronti tra comuni che diversamente sarebbe stato, diciamo, impossibile, diciamo, comunque meno agevole fare. In più l'ottica di open data è la redistribuzione di questo dato e l'utilizzo libero del dato stesso che ne viene inserito. Un po' di slide noiose, proverò a renderle più veloci possibili. Qual è la metodologia con cui abbiamo fatto il rating del benessere e il rating finanziario? Innanzitutto abbiamo preso 30 indicatori che sono stati confezionati dai colleghi, nonché amici di Open Police, Open Bilanci. Gli abbiamo chiesto questi 30 indicatori, abbiamo visto quale fosse la rilevanza di questi indicatori di bilancio. Sono stati divisi per le categorie naturali, per la loro definizione, tra quelle categorie che vedete lì, economia finanziaria, programmazione, peso dell'amministrazione, propensione allo sviluppo e sostenibilità. Su questi indicatori abbiamo cercato cosa fosse disponibile in letteratura e soprattutto quali fossero le agenzie di rating più sfortunate, nel senso di quali ci davano maggiori dettagli di come loro facevano. Diciamo, la più fortunata di fatto è stata Moody's, è quella che ha una serie di documenti che sono accessibili anche a mezzo web in cui spiega quale fosse la metodologia usata. Quindi l'abbiamo ripercorso in maniera organizzata lato nostro, ma comunque con l'umiltà di dire se l'hanno fatto loro, forse è un esempio anche da utilizzare, se non da seguire. Questi indicatori, se qui c'è un esempio di assegnazione di punteggio, ciascuno dei 30 indicatori è stato analizzato descrittivamente quali fossero gli intervalli in cui variavano e come variavano all'interno di questo intervallo, e abbiamo associato a ciascun indicatore dei punteggi in funzione di quale fosse il valore assunto. Qui c'è un esempio di 3 relativo al profilo di indebitamento del singolo comune, e quindi il punteggio 1 è il punteggio migliore, 15 è il punteggio peggiore, e quindi in funzione degli intervalli ciascun indicatore prende una serie di punti.
chiaramente noi abbiamo 30 indicatori, come investiamo, come arrivare al fine di una misura di rating, sempre nella scala 1-15, dove 1 è il punteggio migliore, il comune più virtuoso, 15 è il comune, diciamo, che vive in un dissesto numerico finanziario. Questo lavoro è stato fatto in un modo abbastanza così pragmatico. Abbiamo preso tutti i rating disponibili dei vari comuni italiani, quindi evidentemente quelli grandi che sono stati, come ho detto prima, oggetto di operazioni di finanza straordinaria. Quella per noi diventava la funzione obiettivo, cioè noi dovevamo arrivare a minimizzare l'errore su quei rating dati dalle agenzie. Non abbiamo fatto altro che fare una doppia regressione, prima per i coefficienti degli indicatori all'interno di ciascuna delle 5 categorie che abbiamo visto prima, e successivamente pesando ciascuna delle 5 categorie, per arrivare quindi ad un rating, ad una misura che fosse simile, o meglio, minima distanza rispetto a quelli comunicati urbi e torri dalle agenzie. Innanzitutto un primo risultato, quella schermata sotto, anzi quel pezzo di schermata lo trovate anche sul sito web, che è fruibile evidentemente da tutti, www.comuni.it. Quali sono i migliori e i peggiori comuni del dato anno? È un po' forse in stile anglosassone, un po' brutta, messa lì come informazione, un po' troppo diretta e schietta, però tant'è, quello è il rating assegnato ai diversi comuni. Quindi vediamo quali hanno fatto bene, ad esempio nel 2012, quali hanno fatto male. Ah, unica nota aggiunta è che il bilancio è sul consuntivo, gli indicatori sono a consuntivo di ciascun bilancio di ciascun comune. Quindi con tutti i problemi del caso di diretta temporale, di ricasso temporale, qui ad esempio c'è una mappa delle schermate del sito web dove è possibile confrontare vari comuni del tempo. Ad esempio qui abbiamo messo i 5 capoluoghi di provincia del Lazio e quindi vediamo come si sono mossi negli anni. Faccio un'osservazione di Teramo, insomma, dove è il capoluogo, la città dove si vive meglio di questi 5 all'interno del Lazio e storicamente anche indietro nel tempo. C'è una differenza però su cui vorrei farvi diciamo porre l'attenzione, che è il minimo del rating, cioè quando è stato l'anno horribilis per ciascun comune? Beh, c'hanno delle differenze temporali, perché per Roma l'anno peggiore è stato il 2008, dove il rating finanziario, quindi la solidità del comune, era diciamo più a rischio. Per gli altri il temporale c'è un ritardo, è successivo. Per Latina è stato il 2010 l'anno peggiore, mentre per Frosinone è stato il 2011. Forse questo è una misura di come l'organo politico-amministrativo si è mosso, se con più ritardo, se ha trascurato determinati passaggi, o comunque come ha reagito agli effetti, tutto sommato esogeni, in cui si trovava dover fare. Passiamo al rating del benessere, quindi chiudiamo l'argomento finanziario. Questa parte è stata un po' più critica per due ordini di motivi. Il primo ordine di motivo è che i dati a disposizione sono un po' più carenti da un certo punto di vista e in generale sono un po' a macchia di leopardo, cioè alcuni dati sono ad esempio più popolari nel 2004 piuttosto che nel 2012, insomma. Il dato non è un dato il cui condizionamento sia affidabile, diciamo. Il riferimento che abbiamo preso è evidentemente l'atlante statistico dei comuni, quello da Istat, ma all'interno di quelle classi di indicatori, quindi quelli che vedete lì, popolazione, sanità, istruzione, turismo, cultura, credito e veicoli circolanti, alla fine, proprio per questa analisi di quali fossero i dati più diffusi e presenti in maniera sistematica, abbiamo scelto territorio, sanità, istruzione e turismo. Qui, ne parlavo prima col professore, abbiamo poi fatto una scelta diciamo un po' indifferente, nel senso uniforme sulle quattro classi. Quale peso assegnare all'aspetto del turismo? Quale peso assegnare all'aspetto di sanità?
Beh, questo può essere un oggetto di un lungo dibattito, potremmo parlarne lungamente, forse non arriviamo a una soluzione condivisa. Per scelta di così neutralità abbiamo associato un peso uguale a ciascuna di quelle quattro categorie di minimo, quindi 25%, 25, 25 e 25. Se ne può evidentemente adottare mille altri, ma tanto è questa. Senza dilungarci troppo nella metodologia, abbiamo fatto una cluster analysis, un'analisi delle componenti principali all'interno di ogni categoria e infine valutando poi le distribuzioni di quello che usciva come componente principale e quindi l'analisi descrittiva associati diversi punteggi per ciascuna categoria. Abbiamo poi fatto all'interno del sito web quello che si chiamano le mappe di valore, no? Dove è diciamo visivamente abbiamo reso conto di questo rating sulla distribuzione geografica. Fammi vedere l'Italia come è distribuito questo benessere, dove i servizi sono migliori e dove peggiori. Qualcuno mi chiederà, credo di no, il verde è meglio, il rosso è peggio, o viceversa, credo sia un po' evidente come sia distribuita la qualità di vita all'interno della penisola. Questo è abbastanza di impatto come grafico, e tra l'altro sul sito è possibile navigarlo e vedere comune per comune, con il limite geografico, una mappa che si insomma a piacere, quali sono i rating di benessere di ciascun comune. Questo rating in particolare si riferisce all'anno 2012, è possibile tornare indietro su qualsiasi degli anni disponibili. Un aspetto metodologico: laddove gli indicatori non fossero presenti in maniera meno sufficiente per calcolare un rating, sebbene approssimato, la parte diventa viola. Qui la vediamo forse in grigetto. Mi riferisco alla parte di Piemonte, lato ovest, vedete, non ha un colore definito appunto grigio perché non è disponibile un set sufficiente di dati. Voglio fare due osservazioni o cose che abbiamo visto dal progetto. Abbiamo analizzato, cioè o meglio, abbiamo messo a confronto un dato: come è andato il rating finanziario nel tempo, come è andato il rating di benessere nel tempo, alla luce dell'austerity, alla luce delle manovre, diciamo, di rigore che i comuni hanno dovuto affrontare. Beh, tutto sommato i comuni hanno avuto un abbassamento del rating finanziario in relazione agli effetti della crisi, sì, ce l'hanno avuto, ma poi sono riusciti a ripristinare la loro solidità finanziaria. Viceversa, così non è per il benessere. Cioè, il grado e la qualità dei servizi erogati sono, ahimè, scesi, chiaramente, a fronte di tagli che il comune ha dovuto fare per rimanere, diciamo, in salute, ha erogato i servizi. E quindi vediamo il degrado della misura del reddito. Io qui abbiamo preso ad esempio il comune di Bari, ma tutti i grandi centri, o meglio gran parte dei grandi centri, ha avuto esattamente questo andamento, quindi un abbassamento del rating del benessere tra gli anni 2008 e 2011, quella della forbice, un ripristino del rating finanziario, un ripristino di questo rating finanziario, quindi un comune che si è diciamo così, rimesso in sesto, ma a scapito dei servizi. È una considerazione ovvia, magari di buon senso, ma i numeri ce lo dicono in maniera anche visibile. Aggiungo un'altra osservazione, sempre un'analisi comparata tra il rating medio dei comuni e il rating dello Stato, quindi della Repubblica Italiana, come debito sovrano. Allora, il rating della Repubblica Italiana è andato sempre peggiorando in questi anni, quindi abbiamo raggiunto, diciamo, il minimo degli ultimi anni, quindi ogni anno è stato ripetuto. Come vi ho detto, il rating dei comuni, sotto vedete graficato il rating medio di solidità finanziaria dei comuni, ha avuto un minimo e poi si è ripristinato, si è rimesso in buona salute. Questo evidenzia innanzitutto un fatto, che mentre le finanze dei livelli superiori, Stato e Regione, continuano e hanno continuato nel tempo a degradarsi, il comune è riuscito a ripristinare la propria posizione finanziaria.
Quindi se oggi c'è ancora una bassa qualità, uno squilibrio, è principalmente dovuto ai livelli superiori della Comune e non al Comune stesso. Aggiungo un dettaglio, un breve pensiero che non ho scritto ma ce l'ho in mente e quindi lo voglio condividere. È possibile anche che le agenzie di rating stiano prezzando meno, o meglio, stiano dando dei giudizi più severi sullo Stato italiano di quello che possa essere realmente. Cioè potrebbe essere un pizzico di malizia di valutazioni qualitative insieme sullo Stato italiano che non ha un riscontro dal lato dei conti. Ora, quindi qui vediamo per esempio la differenza di solidità finanziaria, evidente che lo Stato sovrano è considerato più solido perché più grande rispetto ai suoi sottoinsiemi, quindi in linea generale il rating di un ente superiore è più elevato di quello dei suoi enti inferiori. Il differenziale era di 4 classi e mezzo, di circa 4 classi nel passato, quindi aveva una solidità più 4 lo Stato italiano. Oggi rispetto ai comuni. Oggi siamo a 2, quindi si è di molto ridotto questo effetto, diciamo, di insieme. Dove possiamo andare con questo progetto? Abbiamo fatto il percorso che abbiamo fatto, potete consultare il sito, vedete tutti i servizi prestati, come andranno, ma quali sono i 2 step che vediamo come successivi? Beh, prima di tutto l'implementazione e altri contributi di variazione sulla metodologia. Abbiamo utilizzato il nostro comitato scientifico, io ho coordinato il progetto, non mi sono occupato dello sviluppo della metodologia, ma il comitato scientifico ha sviluppato questa metodologia, giusto o sbagliata, comunque è come ogni cosa perfettibile. Quindi ci aspettiamo dei contributi anche magari a livello accademico su questo aspetto. Il secondo aspetto è, vista la carenza dei dati di benessere, così una pillola che ci è venuta in mente, perché non aprirci come portale di raccolta dei dati nei confronti della cittadinanza, magari anche con un benessere percepito dalla cittadinanza stessa. Così potremo da un lato raccogliere quei dati che ci mancano, di fatto ci mancano, o che comunque non sono, diciamo, collezionati in maniera così sistematica. Dall'altro avere anche un feed di quale sia il benessere percepito dal cittadino, che forse è una delle misure più rilevanti e più interessanti. Grazie.